Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono la preside del Diritti De Marco in posizione di reggenza. Venuta in questa scuola quest'anno ho scoperto questa amara realtà. In ogni caso devo ringraziare il presidente del forum Agenda 21, Ingegner Ressa, che opportunamente ha informato un po' tutti i docenti di questa scuola che erano completamente all'oscuro dei lavori che erano stati programmati dal comune. Ringrazio il responsabile dell'ufficio igiene, dottor Cruccitto, che è qui per chiarirci un po' la situazione, l'assessore Battista dell'ambiente del comune di Trigiano. Passo la parola all'ingegner Ressa, grazie. Buonasera, mi associo ai ringraziamenti ai relatori e ringrazio voi soprattutto per la partecipazione. Il forum Agenda 21 non ha fatto altro che il suo dovere, nel senso che ha riportato le informazioni e tutto ciò che riguarda il centro che adesso andremo a mettere in evidenza, in maniera tale da poter portare avanti degli obiettivi condivisi, soprattutto per evitare che in base all'esecuzione ci fossero dopo inconvenienti, soprattutto derivante alla salute e all'igiene pubblica. Allora, io passo la parola alla portavoce del Comitato Ambiente. Buonasera, io sono Anna Maria Pannarale. Premesso che siamo tutti d'accordo sul fatto che un centro di raccolta comunale può diventare uno strumento a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata, agevolare il recupero dei rifiuti e disincentivarne l'abbandono abusivo sul territorio comunale. Spieghiamo un po' di cosa si tratta il CCR. Il CCR sta per Centro Comunale di Raccolta Differenziata, così definito dal decreto ministeriale 2008 e successive modifiche del 2009, da realizzarsi secondo le linee guida approvate con delibera di giunta regionale 645 del 2009. Tutto questo al fine di fornire indicazioni tecniche di base per la progettazione, la realizzazione e la gestione appunto dei CCR nella regione Puglia. Quindi un CCR è una struttura complementare prevista nel piano industriale per la gestione integrata dell'Aro Bari 7, ambito raccolta ottimale dei rifiuti. Un punto attrezzato per il conferimento di tutte le principali frazioni al fine di agevolare la raccolta differenziata da parte dell'utenza domestica e non. Le caratteristiche tecniche di un CCR. Deve essere strutturato secondo le linee guida della delibera di giunta regionale già nominata del 2009, prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi attrezzata e opportunamente delimitata. Una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi protetta mediante copertura fissa o mobile. La superficie delle coperture dovrà essere tale da consentire lo stoccaggio di tutti i rifiuti urbani pericolosi come RAE, oli. Inoltre dovrà essere realizzata un'idonea struttura comprendente anche un magazzino ed un ufficio o guardiola dotato dei necessari servizi igienici. Allora, adesso vi dico come si svolgerà l'incontro. Passerò la parola breve all'assessore all'ambiente, assessore Battista, poi interverrà il dottor Crocitto che relazionerà un po' sugli aspetti igienico-sanitari dell'opera. L'assessore all'ambiente penso che faccia un profilo di quello che è la situazione attuale. Dopodiché interverranno due portavoci del Comitato Ambiente. Buonasera a tutti. Allora, io delineerò in maniera con caratteri generali diciamo, quello che è quest'isola ecologica che è in procinto di essere realizzata sul nostro territorio. Innanzitutto facciamo un passo indietro. Io vorrei anche delineare e cercare di trasferire a tutti i cittadini il perché di questo nuovo sistema di raccolta differenziata. Il nuovo sistema di raccolta differenziata
soprattutto va incontro a due esigenze particolari. La prima è quella di eliminare, quindi di andare incontro al rifiuto zero, quindi eliminare quanto più possibile il rifiuto indifferenziato. Ma l'altro obiettivo che è molto importante è, noi dobbiamo mettercela tutta per far sì che questo obiettivo venga raggiunto, è innanzitutto il discorso che molto, fino a qualche anno fa, il rifiuto indifferenziato veniva conferito in discarica e costava all'incirca 50 euro a tonnellata. Oggi invece, con le nuove riforme in materia ambientale e nuove evoluzioni in materia ambientale, noi adesso paghiamo circa 150 euro più IVA a tonnellata. Quindi il nostro obiettivo per tutti i cittadini deve essere quello di differenziare sempre di più, cercando di ridurre i costi e di avere un meno impatto ambientale, ridurre l'impatto ambientale che i nostri rifiuti hanno sul territorio. Innanzitutto io non parlerei di centro comunale di raccolta, ma di isola ecologica, perché nel contratto d'appalto che noi abbiamo stipulato con l'azienda è prevista la realizzazione di un'isola ecologica all'interno della quale vengono conferiti soltanto rifiuti differenziati, o meglio materiale riciclabile, quali carta, vetro, plastica, e poi ci sono altri materiali come legno, rae e via discorrendo. La cosa essenziale è che appunto attraverso quest'isola ecologica noi diamo la possibilità a tutti i cittadini, nel momento in cui non hanno avuto la possibilità di conferire in maniera ordinaria, di poter conferire all'interno dell'isola ecologica. Quindi non vi nascondo che proprio per la mancata realizzazione di quest'isola ecologica, noi amministrazione comunale abbiamo applicato delle sanzioni abbastanza gravose nei confronti della società, proprio perché mancava la realizzazione di quest'isola ecologica. Quindi tutta la cittadinanza, la politica e la stessa amministrazione ha sempre voluto fortemente la realizzazione di quest'isola ecologica, anche e soprattutto per alimentare un sistema incentivante concreto, diciamo, perché molto spesso molti cittadini non vengono attratti da questo nuovo servizio di raccolta differenziata, anche perché non abbiamo attuato ancora, non essendoci l'isola ecologica, dei sistemi incentivanti che potessero, diciamo, rendere la cosa un po' più appetibile anche dal punto di vista economico. Quest'isola ecologica, con delibera di consiglio comunale, nel momento in cui c'è stata una piccola variazione per un regolatore per la realizzazione di quest'isola ecologica, ma nel momento in cui l'azienda che dovrà concretamente realizzare questa isola ecologica a spese totalmente dell'azienda appaltatrice, quindi noi comune, non abbiamo partecipato dal punto di vista economico nella realizzazione di questa isola ecologica. Quindi diciamo che alla cittadinanza e all'amministrazione tutta conviene ed è convenuto inserire all'interno del contratto d'appalto la realizzazione a carico dell'azienda. Nel momento in cui l'azienda non sarà più presente sul nostro territorio, quest'isola ecologica rimarrà comunque, il tutto dovrà essere ripristinato, quindi non potrà rimanere lì in attività. Nel frattempo noi, proprio in questi giorni, ci stiamo attivando per recuperare e intercettare dei fondi che dovrebbero essere di regola facilmente intercettabili per la realizzazione invece del CCR, che è il Centro Comunale di Raccolta. All'interno del CCR diciamo che la logica sarà sempre la stessa, quella del conferimento del rifiuto però riciclabile, in maniera tale che tutti i cittadini hanno la possibilità non solo di toccare con mano il sistema incentivante, ma per di più avrà la possibilità di poter conferire in qualsiasi momento anche per esempio i rifiuti ingombranti, molto spesso per essere ritirati dalle utenze è necessario un bel po' di tempo, 2 giorni, 3 giorni, invece in questa maniera avremo tutti quanti noi la possibilità di poter conferire in qualsiasi momento. Inoltre l'isola ecologica che verrà a breve realizzata
ci dà anche la possibilità di diciamo, rivalutare l'area sia dal punto di vista della sicurezza, perché sarà completamente videosorvegliata, ma anche dal punto di vista dal punto di vista della sicurezza sicuramente, ma anche dal punto di vista logistico e della viabilità, perché ci sono molti alunni che raggiungono sia l'istituto tecnico ma anche il liceo scientifico, e quindi quell'area darà la possibilità e darà la possibilità ai pullman che arriveranno per le scuole di fare una facile manovra anche dal punto di vista della viabilità, quindi va incontro anche a questa esigenza per le scuole. Prima della, diciamo, di portare avanti questo progetto c'è stata una conferenza di servizi che ha visto protagonisti appunto tutte le parti coinvolte, tra cui anche l'ITC, quindi l'Istituto Tecnico, anche il liceo scientifico, ma oltre a queste parti anche tutte le altre competenti per materia. La data della conferenza di servizi voi avete... quindi diciamo che sotto diversi aspetti questa struttura potrà portare soltanto benefici al paese, ma non, sinceramente non vedo quali possano essere gli aspetti, diciamo, negativi che potranno impattare con la realizzazione, potranno essere impattanti con questa la realizzazione di quest'opera. Io ho fatto giusto un breve cenno, poi magari avremo modo di approfondire. Grazie. Allora, per tutti, le domande le facciamo dopo, perché facciamo finire i relatori, dopodiché ognuno porrà la domanda che vorrà per i chiarimenti opportuni. Passo la voce per gli aspetti igienico-sanitari al dottor Cocitto, responsabile dell'ufficio igiene del Comune. Buonasera a tutti. Quando mi è stato fatto l'invito per venire a questo incontro, mi sono stati prospettati tre problemi in particolare, cioè quello dell'inquinamento, quello dei cattivi odori e quello della viabilità, di problemi di tipo viabile. Per quest'ultimo problema a me personalmente non mi riguarda, riguarda altri settori della pubblica amministrazione. Che devo dire? Non mi sembra che questo tipo di realizzazione possa creare dei problemi che possano interferire con la salute dei cittadini, perché qua stiamo parlando di rifiuti che non contengono frazioni di umido, quindi sono rifiuti, sono dei prodotti che sono stabilizzati come il vetro, la carta, la plastica, solo alcuni potrebbero rappresentare un pericolo se stoccati in maniera inadeguata. Poi un'isola ecologica è un punto dove il rifiuto, questo particolare tipo di rifiuti, che spesso è una materia prima secondaria, quindi può essere riutilizzata, transita per un periodo molto breve e quindi soltanto un punto dove il cittadino può portare personalmente oppure può inviare attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti che non avrebbe dove metterli. Tenete conto che al momento, allo stato attuale, in tutti i luoghi in cui non ci sono questi centri di raccolta e queste isole ecologiche, spesso per la mancanza proprio di possibilità di smaltire questi rifiuti, molte persone, e questa cosa la dobbiamo dire, li lasciano da tutte le parti. Io quando ho cominciato a fare questo, il mio lavoro lo faccio da 30 anni, ma quando ho cominciato a fare il responsabile dell'igiene pubblica a Trigiano ho trovato una situazione disastrosa. È una situazione che invece è migliorata moltissimo innanzitutto quando il Comune ha cominciato a fare la raccolta differenziata, perché non si vedono molti rifiuti per strada, non si vedono cartacce, non si vedono rifiuti organici. Prima io ne vedevo veramente tanti. E c'era, se mi fate finire, per favore, potete dire tutto quello che volete, ma se siete così gentili da farmi finire il mio concetto, per favore. Poi vediamo. Ora, dal punto di vista del danno ambientale, Trigiano, ma non solo Trigiano, ma tutti i territori del sud-est barese, della Campania, no? della Campania coltivata soprattutto a vigneto, a uliveto, ha dei grossi problemi, cioè è tutto una discarica, ci sono delle zone che sono diventate delle vere e proprie discariche abusive, ovviamente di rifiuti inerti,
addirittura anche di amianto. Ovviamente l'amianto in questo tipo di isole ecologiche non si può stoccare neanche per mezz'ora perché è vietatissimo. Però non avere un punto di riferimento come questo significa non risolvere mai il problema. Per quel che riguarda la salute vi dico che problemi non ce ne sono. Perché? Intanto dal punto di vista strutturale è strutturato bene, cioè sono previste tutte le varie zone, c'è una barriera che è anche una barriera vegetale, la pavimentazione è adeguata, quindi è fatta per evitare che ci siano, che ci possano essere degli sversamenti nel sottosuolo, non sono sostanze che danno luogo a cattivi odori, qualcosa solamente, ma per esempio gli oli esausti e le batterie esauste devono essere tenute in contenitori chiusi, contenitori che non devono essere alla vista. La cosa importante che ci deve essere è la gestione di questo centro, di questa isola ecologica, perché se la gestione non è adeguata, cioè se questi rifiuti ingombranti, oli, batterie, vetro, plastica, carta, non vengono gestiti in maniera adeguata, cioè stoccati bene con le opportune cautele, allora è chiaro che questa cosa potrebbe creare dei problemi. Ma potete scordarvi che possa creare dei problemi infettivi oppure dei tumori? Assolutamente no. Può creare soprattutto dei problemi che vanno dall'esalazione maleodorante al, diciamo, anche al fatto estetico, che vi devo dire è la stessa cosa. No, se mi fai finire di parlare poi mi dici tu quello che vuoi. Ora, dal punto di vista dell'ubicazione, io non sono un esperto di problemi di problemi urbanistici, non so se è adeguata o meno. Dal punto di vista, diciamo, igienico, non ci sono paletti che vietano di fare un'isola ecologica anche a ridosso delle abitazioni o della scuola. C'è una distanza comunque di sicurezza, ci sta, abbiamo detto, una barriera vegetale, c'è una recinzione. Ovviamente quando il nostro servizio interverrà per gli eventuali nulla osta e gli eventuali pareri, noi faremo delle prescrizioni che sono soprattutto orientate alla gestione e faremo anche la vigilanza, vigileremo anche sempre per gli aspetti igienico-sanitari, che questa gestione venga fatta correttamente, così come abbiamo fatto sempre per la raccolta. I vostri amministratori che sono qui sanno quante lettere abbiamo scritto, soprattutto all'inizio del sistema di raccolta differenziata, quando c'erano delle discrasie, e abbiamo fatto qualche lettera per dire correggete queste discrasie perché possono creare dei problemi igienico-sanitari. A me sembra che il sistema di raccolta differenziata a Trigiano vada abbastanza bene. Devo invece bacchettare, non so se ce ne sono fra di voi, ma lo faccio serenamente, tranquillamente, tutti quei proprietari di quei pezzettini di giardini, di pezzi incolti, di pezzi di terreno, che non li vanno a curare, che lasciano crescere i rifiuti. Io sto partendo con una campagna perché li diffiderò tutti, perché piano piano li sto isolando, li diffiderò tutti, prima gli farò la diffida, poi gli farò l'ordinanza sindacale, e se non si puliscono l'orto e il giardino vicino alle abitazioni, li denuncerò all'autorità giudiziaria. Grazie. Allora, prima di passare la voce, la parola ai due portavoce del comitato, consentitemi di fare il tecnico, perché non ha potuto partecipare il responsabile del procedimento, quindi darò io un po' di informazioni in merito a quello che è stato l'iter procedurale che è stato attivato praticamente dal responsabile Domenico, dottor Pignataro, responsabile all'ambiente e al servizio ufficio tecnico, cioè attualmente ricopre due servizi dirigenziali. L'opera praticamente è un piano urbanistico comunale di nuova costruzione con destinazione d'uso del territorio per spazi pubblici o riservati alle attività collettive. Il progetto viene approvato per la realizzazione di un centro che costituisce un'opera pubblica con una conferenza di servizi, dico io in quanto tempo è stato concluso in un mese, nel senso che da quando è stata presentata la proposta della conferenza in un mese si è attivata la procedura e le parti sono state sentite. Dopodiché c'è stata l'integrazione dei documenti e la variante è ritenuta di forte interesse pubblico in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale del 2001.
Che cosa prevede questa variante? Un centro di raccolta rifiuti differenziati con una superficie di 2000 metri quadrati, un'area attrezzata per la fermata di autobus di linea, un viale pedonale di collegamento interno al centro di raccolta che sarà quindi gestito, illuminato e videosorvegliato dalla ditta che attualmente gestisce l'appalto, e si dice che non incide sulla dotazione complessiva degli standard urbanistici del PLG. L'iter con la delibera del Consiglio Comunale del 2014 è stato adottato il piano progetto, nel 2015 è stata resa praticamente esecutiva la variante urbanistica. Infine il progetto è stato esaminato dal RUP responsabile dottor Sergio Pignataro. Nel 2016 il progetto esecutivo è praticamente partito, si è avviata l'opera. Io non so se il dottor Crocitta ha rilasciato il parere igienico-sanitario sul progetto esecutivo, ma questo lo chiederemo dopo. Adesso passo la parola al signor Giuseppe Nardiello e a seguire il signor Menchise Pasquale. Buonasera, Nardiello Giuseppe, abitante del quartiere. Faccio parte del Comitato Ambiente che vi delineerò in breve, diciamo così. Praticamente il tutto è nato il 20 di febbraio, quando casualmente vicino ai nostri portoni, come abbiamo fatto noi questi giorni per dare informazioni, per portarvi qua, per informarvi di quello che stavamo facendo, un gruppo di cittadini abbiamo visto questo volantino giù e dove c'era scritto che stavano realizzando un centro comunale di raccolta differenziati, dice qualcuno, dice che dobbiamo precisare. E niente, quindi da quel momento in poi praticamente ci siamo riuniti n volte, abbiamo deciso di creare questo comitato per la per l'ambiente e la salute, abbiamo costituito già uno statuto, logico che possono partecipare chiunque, sia del quartiere e sia di tutta la cittadinanza, in quanto il nostro obiettivo è quello di allargare il più possibile su queste deficienze o su queste non informazioni o su queste realtà, chiamiamolo così, che si creano all'interno, che il comune o chi per lui crea all'interno del paese, e quindi suggerisco anche già inizialmente di creare anche delle delegazioni del quartiere con cui eventualmente interfacciarsi, e ognuno può eventualmente espletare le problematiche che riscontra all'interno del quartiere, perché è logico che noi possiamo fare, diciamo, non abbiamo la telecamera, diciamo così. Quindi questo è l'obiettivo del comitato. A questo adesso devo aggiungere diciamo, ciò che abbiamo ascoltato e detto negli incontri che abbiamo fatto, sia con un preambolo con il sindaco De Nicolò e sì anche con il comandante dei vigili urbani, il dottor Pignataro, dove ci hanno effettivamente, come ha precisato l'assessore Battista, è un'isola ecologica. Però di questa isola ecologica noi abbiamo un po' approfondito, e questo onestamente è successo mentre mettevamo i volantini all'interno del paese, dove io con l'amico Raffaele ci siamo dati da fare per rendere nota questa assemblea pubblica. E nel, diciamo, esternare quello che era il problema, al 90% nessuno sapeva di questo centro di raccolta, nessuno sapeva eventualmente di cosa eventualmente doveva essere costituito questo centro di raccolta. E mentre spiegavamo così bonariamente la cosa, più di uno diceva: ma sì, ma l'isola ecologica è uguale a quella che c'era vicino, che hanno fatto anni fa vicino all'ospedale, quella interrata dove si andavano a mettere. Dissi, mi dispiace, ma non è questo. Qualcun altro: no, ma ci hanno detto che sarà un parcheggio per autobus. Mi dispiace, non è neanche questo. Qualcun altro ancora: ma mi sa che dovrebbero costruire delle villette. Mi dispiace, non è neanche questo. Non vi dico altro perché non mi voglio dilungare. Cosa voglio dire con questo? Che il comune non ha informato
c'è stata una non informazione di questo evento, chiamiamolo così fra parentesi o fra virgolette, perché quando eventualmente è partita la raccolta differenziata nel comune di Trigiano, giustamente la gente, il comune, l'amministrazione ci ha informato, ci ha dato tutte le informazioni possibili per poter accettare questa novità. Questo discorso dei CCR era già inserito nell'appalto che è stato siglato all'epoca, sto parlando del 2011, con la ditta appaltatrice, dove già menzionava la realizzazione di questo CCR. Nello stesso tempo, qui sono un po' fuori con quello che ha detto l'assessore Battista, nell'appalto è stata inserita anche la gestione e la realizzazione giustamente del comune, del centro raccolto, lo chiamiamo così a brevio. Ma cosa voglio dire con questo? Che è stato già pagato, utilizzo i termini diciamo basilari, cioè nell'appalto era già inserito la realizzazione di questo CCR. Quindi, se faccio l'esempio banale, senza sottolineare i numeri, se ero nell'appalto, cioè 2.000 euro, dico così, per realizzare l'igiene pubblica all'interno del paese, quindi ritirare tutti i vari rifiuti e quant'altro, c'erano altri 1.000 per la realizzazione del CCR. Quando ci dicono che stanno pagando delle penali, non è così, perché questi soldini sono stati dati. Nel frattempo la ditta appaltatrice, per X motivi che noi dobbiamo andare in seguito a così, se ci vogliono illuminare, a chiedere qual è stato il motivo, però non è diciamo un compito nostro in questo momento, la ditta appaltatrice aveva giustamente una penale da pagare, ma perché era già li avuti i soldi, diciamo così, e ogni mese il comune glieli defalca, ma non è che sta pagando un qualcosa al di fuori. È una somma già prestabilita che il comune sta defalcando per il non servizio. E questo dissento, l'ho letto onestamente, oggi mi sono un po' impegnato e ho visto che c'è un capitolato d'appalto dove recita in questo modo qua. Poi qualcuno me lo smentisca o me lo spiega meglio, giustamente. Io l'ho letta così. Questo è un punto. Due. Abbiamo, quindi nei passaggi che abbiamo fatto già al sindaco e al comandante, già avevamo denunciato le nostre perplessità sulla realizzazione di questo centro di raccolta attiguo a un plesso scolastico. Loro giustamente continuavano a dire ma è un'isola ecologica, logicamente tutto molto probabile, sicuramente lo stanno facendo in base alle normative vigenti, perché noi non siamo contrari a un centro di raccolta, ci mancherebbe altro, come ha spiegato in questo caso, sono d'accordo con l'assessore, il tutto ha un fine anche per noi. Aggiungo che hanno fatto anche una delibera per la variazione dello stato d'uso del suolo. Questa cosa qua mi crea tante di quelle domande, dico ma è mai possibile che stiamo consumando soldini? Perché se vedete il cartello che sta fuori, la realizzazione del sito costerà 250.000 euro. È mai possibile? E questo doveva nascere dal 2013. Sono passati 3 anni e mezzo quasi. È mai possibile che dobbiamo spendere questi soldini per altri 2 anni, 2 anni e mezzo, perché l'appalto decade a gennaio 2019 e non li utilizziamo per altro? Poi mi arrabbierei ancora di più, in quanto se sono soldini che hanno dato la comunità europea, se hanno finanziato che ha finanziato la regione, mica chiedo ancora di più se sono i nostri soldini. Vabbè, diciamo ancora, l'ho detto, lo so, però ripeto ancora se sono i nostri soldini. Quindi questi sono tutte delle perplessità o dei dubbi che nascono spontaneamente, penso, a chiunque si vada a informare o legga un po' di ciò che ho letto io, fra parentesi. Allora, chiudo un po' il discorso. Io dico che ci è mancato un po' di buon senso della nostra amministrazione.
perché il buon senso porta a ragionare. E nello stesso tempo, se poi mettiamo davanti sempre il profitto rispetto a quello che può essere la tutela del cittadino, l'attenzione verso il cittadino, perché poi alla fin fine siamo sempre noi quelli che decidiamo chi va o chi non va a gestirci, ci è mancato un po' di buonsenso, perché il tutto, come stava dicendo qualcuno, all'ingresso di un paese dà un bel colpo d'occhio, anche se ci sarà piantumato, ci saranno delle esepi per, io dico, camuffare il CCR, ma tutto questo, voglio dire, non è tanto positivo sia per il paese e sia anche per il quartiere, perché stiamo su una strada di scorrimento. Poi, se vogliamo parlare di tutti i dubbi, anche sotto l'aspetto sicurezza, ne possiamo dire quante ne vogliamo. Però, siccome abbiamo dei tempi anche da, non dico da rispettare, ma da mantenere, io concluderei dicendo e facendo una richiesta ai nostri, a chi subentrerà eventualmente, anche perché sappiamo che l'amministrazione è in fase di uscita, che ci saranno le nuove elezioni, a chi subentrerà eventualmente di sostenere questo nostro questo rifiuto da parte nostra della realizzazione di questo CCR, ma non ripeto perché non lo vogliamo, perché è situato in una zona non felice, in quanto, aggiungo anche questo, ci siamo un po' interessati e abbiamo saputo anche che c'è un appezzamento, un suolo sul vicino di fronte a Lombardi, di proprietà del comune, che l'hanno sequestrato a un mafioso, che adesso è disponibile o è a disponibilità del comune, che eventualmente potrebbe o può in futuro realizzare, o immediatamente, se eventualmente si attivano, visto che in un mese hanno modificato tante belle cose, potrebbero modificare anche il sito della realizzazione di questo CCR, che questo sito è del comune, ripeto, proprietà del comune, è già parzialmente, perché ci sono delle attrezzature già all'interno, però non c'è l'urbanizzazione, mentre qua giustamente il sito era ok, in quanto non c'era altro che da spianare, fare una gettata di cemento, metterci sopra i cassonetti, recintarlo, e nello stesso tempo dobbiamo dire è positivo anche per il discorso dei ragazzi, noi su questo non ci tiriamo indietro, ci mancherebbe altro. E aggiungo che nel paese l'altra notizia che c'era era questa, il passaggio esclusivo, e questo ce l'ha confermato anche la nostra preside, il passaggio dei ragazzi per poter accedere sia all'istituto tecnico e sia al liceo scientifico. Queste cose noi le accettiamo, però poi dobbiamo guardare la pericolosità, perché questi attraverseranno il centro di raccolta, poi c'è Menchise che relazionerà su ciò che effettivamente c'è all'interno del centro di raccolta, quindi abbiamo queste perplessità. C'è il discorso della viabilità anche, questo ormai è un collo di bottiglia qua, se la mattina, quando usciranno i camion di qua, con la viabilità che c'è a prima mattina e anche durante la giornata, non so eventualmente che casino potrebbe succedere. Quindi ci sono, ripeto, tante di quelle perplessità che noi vorremmo avere delle delucidazioni da parte dell'amministrazione. Grazie. Per favore, stiamo nei tempi. Propriamente. Buonasera, sono Menchise. Io ci tengo a sottolineare una cosa che è importante. Sicuramente qui il 98% delle persone sono abitanti della zona. Io invece mi trovo nella zona San Lorenzo, ex 167, ma questo per dire che... Pronto? Ecco. Per dire che questo è un problema che interesserebbe tutti quanti. E che io ho preso a cuore perché è una cosa molto importante. Allora, io mi volevo allacciare un attimo a quello che diceva l'assessore prima. Noi ormai è consuetudine chiamare con il vestito buono delle cose che probabilmente non sono molto gradevoli. Allora, chiamare isola ecologica
è più bello rispetto a dire un centro di raccolta, che comunque sia, anche se fossero riciclabili, ma sono sempre rifiuti. Detto questo, io leggo uno stralcio di quello che è indicato nel contratto di appalto fatto con l'azienda appaltatrice relativamente ai rifiuti che dovrebbero essere inseriti in questo centro di raccolta. Non li vado a leggere tutti perché sono abbastanza, ma cito: a parte gli imballaggi che sono in cartone, legno, metallo e così via, mi preme porre l'attenzione su alcuni, tipo acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, oli commestibili e diversi dai commestibili, vernici, inchiostri, adesivi e resine, detergenti contenenti sostanze pericolose, detergenti diversi da quelli precedenti ma allo stesso tempo pericolosi, farmaci, batterie e così via. Quando si parla di qui che vedete alle mie spalle è una pianta di quella che dovrebbe essere la cosiddetta isola ecologica, questa non è altro che una zona dove verranno posti, non so se voi avete presenti, quei container aperti in testa, dove poi verranno allocati tutti i vari rifiuti. Qui in basso e in parte anche in alto sono indicati dei RAE, questo è un acronimo che vuole dire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sono diversificati perché poi vengono divisi a seconda della loro grandezza. Quando parliamo di questi apparecchi facciamo riferimenti a quelli che più comunemente noi chiamiamo lavatrici, frigoriferi, forni elettrici, stampanti e così via. Questi, visti così o detti così, sembrerebbero dei rifiuti che alla fine non porterebbero grosse problematiche. Però io, giusto perché era una cosa che dovevamo approfondire, io sono andato un po' a leggere di che si tratta. Allora, innanzitutto voi capite bene che per quanto riguarda i frigoriferi all'interno c'è una serpentina dove all'interno ci sono dei fluidi frigorigeni, all'interno ci sono idrocarburi e prodotti chimici che portano a un rischio chimico da sostanze pericolose. Lo stesso vale a dire nei televisori di vecchia generazione con i tubi catodici, e dove troveremmo anche piombo, cadmio e mercurio. A parte il fatto che su alcuni punti, tipo, non so se vedete voi in testa qui, se riuscite a vedere, ci sono pneumatici, c'è il rischio incendio. E voi lo sapete benissimo che significa, io voglio fare un inciso, questo è un centro di raccolta temporaneo, ma quando si parla di temporaneo è bene specificare che per quanto riguarda anche se qui è da vedere poi se la cosa viene fatta o meno, per quanto riguarda l'umido dovrebbero sostare 72 ore, per quanto riguarda tutto il resto dei materiali che vedete qui devono sostare non più di 2 mesi.